errore 626. Quando i tuoi genitori ti dicono che sei un errore, ecco. Anche questo gioco lo è stato, di sicuro. Allora. Oh, il mio collo! Quella cella non era fatta per uno con le mie dimensioni fisiche. 626, fatti strada fra le viscere dell'astronave mentre io localizzo il teletrasportatore per riportarti a casa. Niente battute! Vai tranquillo. Io come al solito inizio a far saltare le cose in aria. Ecco, oh oh. Aspetta, 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 aspetta. Mi sembra di aver visto. Ecco qua. Questo. Tutto per... Ah no. Hai trovato la pistola tentacoli. Usa. Pensavo che era quella razzo. Dai, cavolo. Grazie della pistola. È esattamente quello che speravo mi droppassero. Perfetto. Ok, tripla pistola e siamo solo all'inizio. Ottimo. Ecco qua. Appare qualcun altro? Altri oggetti? Sembrerebbe di no, quindi avanziamo. Ho sentito... Ah no, era la musica. Pensavo di fosse spawnato qualcuno dietro. Ed ecco qua. Ok, dove devo salire? Sui tubi. Ok, sì, dovevo solamente incastrarmi un attimo meglio. Ad esempio. No. Ok, allora aspetta. Dobbiamo riuscire a fare il giusto salto. Ad esempio qui. Preso, perfetto. Era l'unico obiettivo di questo giro. Perfetto. Qua ce n'è qualcun altro. Non mi sembra. Forse là sopra. Sì, c'è il solito calamaro del cavolo. Ecco qui, quindi 1, 2, 3. No, l'ho mancato, aspetta. Vai di qua. Preso, perfetto. E eccoci arrivati. Oh, attenzione. Grazie. Ammetto che mi aspettavo. Dicevo, ammetto che mi aspettavo un'imboscata con la gente coi fucili ora. Dunque, solito giro. Esatto. Scusami. Almeno aggrappati. Vabbè. Ecco qua. Allora, 3, 2, 1. Ma scusami un attimo, giusto curiosità. Questa è la stessa zona che abbiamo fatto l'altra volta, ma all'inverso? No, no, non lo è. Non c'era lo scarico delle fogne là. Ok. Ok, calmi un attimo. Devo prima... Ecco qua. E poi... Ok, non fa niente, non fa niente. L'importante era letteralmente solamente prendere questi cosi qua. Preso, ok. Ma la musica? Niente, è scomparsa. Perfetto. Ok. Dai che ci arriviamo col giusto salto. Perfetto, ti ringrazio. Tanto la musica, come dicevo, scomparsa. Vabbè, guarda. Onestamente è l'ultimo dei grandi problemi di questo gioco, la musica. Ecco qua. Intanto distruggiamo tutto. Che magari se ci va di culo uno di loro ci droppa la pistola. Perfetto. Grazie. Ah, stavo dicendo, cosa c'è là in fondo? Intanto... Qua? Di qua c'è qualcosa? No, perfetto, allora... C'è qualcosa di sotto, invece? No, ok, io proseguo. Perché mi sa tanto che devo farmi... tutta quanta... Esatto. La scalata con il nastro. Dove sei? Non lo vedo, non lo vedo. Ecco qua. Ancora uno. Niente male. Ancora uno. È ancora vivo? No, è morto, finalmente. Ok. A quello ti puoi aggrappare coi tentacoli. Ma va? Davvero? Chi l'avrebbe mai detto, Jumba? Grande. C'ero arrivato ancora prima che tu me lo dicessi.
La scelta migliore sì, è per forza andare da questa parte, mi sa, però forse... Eccezionale, ma sei sempre in arresto. Bravo, però mi fai comunque schifo. Ok, calmo, voglio salire. Là sopra, perfetto. C'è qualcosa? Io ce l'avrei nascosto qui qualcosa. Non credo di arrivarci lì, vero? Ok, niente. Mi sa che mi tocca. Ah, l'ho tentata, l'ho tentata. Là sopra invece hanno nascosto qualcosa, se non fosse che cadiamo. Vivi e impara, sei due sei. Vivi e impara, ma... Ok, questa volta possiamo saltare. Eccoci qua. Dobbiamo solamente riuscire ad arrivare lì. Ok. Dobbiamo fare attenzione, più che altro, al momento del salto. Il momento del salto è quello che... può definire la nostra caduta o la nostra riuscita. Eccoci. Qua? Ok, sì, era qua che dovevamo venire, ma abbiamo saltato un sacco di... così di energia. Non fa niente. L'importante, a quanto pare, era arrivare in fondo almeno. Dunque, siamo di nuovo in un hangar? Sembrerebbe di sì. Sì, siamo di nuovo in un hangar. Io intanto... solita storia di tutta la vita di Stitch. Distruggiamo tutto. No, quella congelante nonostante... Vabbè, ho appena finito di dire la frase nonostante non sia forte, non la voglio. Grazie gioco, non importa. Grazie di avermi ascoltato. Tanto in realtà mi sa che comunque... mi sa che comunque quelli con il lanciamissili li sciotto lo stesso anche con la... con quella di ghiaccio, quindi cambia letteralmente poco. Ecco qua, io continuo a spammare. Appare qualcun altro, ovviamente appare qualcun altro. Continuano sempre ad apparire. Non scompaiono mai del tutto. Ecco fatto. Ok. Almeno non siamo mai stati a corto di cure. Di qua? C'è qualcosa? Sì, dobbiamo... Mi è scomparso da sotto i piedi, dai! Mi è scomparso da sotto i piedi mentre c'ero sopra, mentre ci stavo andando, neanche mentre c'ero già sopra. Ok, aspettiamo la prossima. Eccola qui. E... via. Questa zona presenta delle difficoltà, 626, ma ricorda che puoi aumentare la tua velocità, pompa in avanti e indietro, mentre dicendogli non scordare che più aspetti a usare il doppio salto, più lontano salterai. Giumba, questa roba la sappiamo ormai da veramente fin troppi episodi, e qua mi sono buttato apposta perché così abbiamo preso il checkpoint. Io dove devo andare? Ah, sui tubi, ok. Dicevo, dove devo andare? Credo almeno, sì, esatto. Sia la soluzione. Guarda là sopra quanta roba che c'è, ma... io ci arrivo oggettivamente. Come vi dicevo sempre, questo gioco c'ha un magnetismo tutto suo. A volte le cose le prendi anche a distanza di metri, a volte ci devi proprio... clippare dentro per forza di cose se vuoi prenderle. Eccoci qua, oddio. Per un attimo ho pensato che saresti caduto. Bravo, ecco fatto, ok. Proseguire da questo lato. Oh, però c'è da dire che a livello di lunghezza dei livelli non si è mai fatto mancare niente questo gioco. I livelli si sono allungati gradualmente e di continuo. Dici che ci arrivo là? No, eh? Non ci arrivo a colpirlo, peccato. Allora, aspetta che risalgono su. Ecco qua e... via! Ok, no, 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 no! Cavolo. Vai, vai. Pregatene della navicella e... via! Ok. Dobbiamo arrivare lì sui cavi. Ok, Dio mio. Il rischio, però almeno... altro checkpoint, ok. Meno male. Allora, calmi un attimo, fammi prendere
questo. Ti ringrazio e proseguiamo. Oh, guarda un po', eccole qua le navicelle. Eccoci qua. Addio per sempre. Uff, meno male che quell'altra non ci ha inseguito prima. Oh, grande. È arrivato all'improvviso. Ok, 3, 2, 1. Vai. Ti prego, non cadere. Arriva l'altra parte e poi discutiamo. Da farsi, no. Non ce l'ha fatta, troppo lontano. Ok, l'abbiamo preso e questa volta, prima di fare qualsiasi cosa, prendiamo il checkpoint. Tanto ormai non ce ne servono più di cose di DNA. Abbiamo raggiunto la soglia che ci serviva per tutti quanti i livelli del gioco, quindi anche il gioco ti dice ormai non te ne servono più, chi se ne frega del resto, no? Io, come al solito, prima distruggo, poi vediamo cos'altro c'è in giro. Ad esempio, prima, esatto, c'era ancora un nemico lì che sta sparando, ma siccome noi siamo caotici... Dov'è? Dove c'è distruzione? Dove c'è la distruzione, c'è Stitch. Io devo salire? O devo scendere? No, non devo solamente salire. Proviamo a vedere. Sì, ci sono i soliti giri di nemici. Aspetta. Ok, colpiti due in un colpo. Oh, checkpoint, grazie, grazie. Perfetto. Quindi in realtà era questa la strada giusta. E di sopra c'è solo altra roba da prendere. Roba che, vabbè, già che ci siamo, perché no? E via. Perfetto. Ok, avevo visto che c'era un coso di DNA. Dove sei? Eccoti qua. Il calamaro, come sempre, chi se ne frega. Tanto abbiamo già fatto la nostra decisione, ovvero di fregarcene altamente del completismo totale di questo gioco, perché non ci penso neanche a perdere la mia sanità mentale per questo. Cosa? Mamma, questo non è un buon momento. Vai, prosegui. In questi casi, sai qual è la mia più grande paura? Quando ritorniamo in zone più vecchie per proseguire, tipo di sotto c'è un altro checkpoint, io ho paura che cadendo mi becca il vecchio checkpoint e che quindi mi sovrascrive l'ultimo fatto. E quindi se dovessi per esempio morire, mi devo rifare tutto quanto. Ok. Kaboom! Preso in pieno. Ecco, fatto. Addio ai piccoli droni. No, 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 di qua. Ecco qui, dammi quel cannone. Perfetto. Destra o sinistra? Di qua. Chiuso? No, è aperto, perfetto. Nemici, come al solito. Tanto, voglio dire, di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di quattro soldatini delle balle con due fuciletti, che però in uno spazio così stretto un po' di casino lo stanno creando. Meno male che è apparso del cibo. Meno male. Eccoli là, sono apparsi di nuovo, ti pareva? Ecco qua, meno male che c'è il target automatico in sto gioco. Se dovessi pure mirare, apriti cielo. Beccati il missile. Perfetto. Ok, ho bisogno di energia, grazie. Ah, di nuovo. Oh, cavolo, l'ho finito i colpi. Ok, sappiamo già dove ti trovi. Ma che stronzo, anche lui lo sapeva già dove sarei apparso. Merda. E come faccio a evitarlo uno così? Scusami, non ho più energia, non ho niente. Invincibilità. E niente, anche con l'invincibilità sono fregato, perché non ho più energia per fare nulla. Oh, l'ultimo colpo, l'ultimo colpo. Oh, meno male.
Grazie invincibilità, mi hai salvato. Se solo l'invincibilità potesse salvare la mia vita come mi salva dai colpi dei nemici, sarebbe fantastico. Sono appena caduto oltre le barriere del mondo. Non parliamone oltre. Ok, meno male. Checkpoint, telecamera come al solito, facilissima da usare e sempre per nulla fastidioso. Ah, maledizione. Voi non avete idea di quanto questo gioco mi stia rendendo tutto più difficile. Tutto, tutto. Veramente. Non solo giocare, ma anche montare gli episodi spesso è una faticaccia, perché devo togliere tutti i pezzi in cui magari cado per nessuna ragione. Non si aggrappa, non fa, non colpisce. Questo gioco dall'inizio alla fine è stato veramente una tortura. Letteralmente. Ti aggrappi, vero? Meno male. Ok, quindi perfetto. Piattaforme. Mobili. Però almeno abbiamo... siamo a 666 di DNA almeno. Il problema sai qual è? Il problema è che io non ho la profondità, perché lui salta sempre in avanti quando salta. Quando salta va molto avanti, e quindi devo capire quant'è la distanza. Ok, basta. Saltino piccolo. Eccoci qua. Meno male. Checkpoint, via. Di nuovo. Saltino. Prima però liberiamoci dei nemici. Però è scomparso per qualche arcano motivo. Vabbè, guarda. Meglio così. Meglio se si levano tutti dalle scatole. Altro checkpoint. Attenzione. Prendi il checkpoint e poi ci pensi al nemico. Beh, dobbiamo andare di qua. Guarda. Onestamente anche in dubbio tutta la direzione. È un po' casinata questa mappa, eh? Questa mappa di tutte è forse quella un po' più complessa. Oh, attenzione. Meno male che tanto non mi era preso dell'invincibilità totalmente a caso, che però non mi salverà nel momento in cui cadremo di sotto. Quindi, haha. Jokes on you. Oh, vabbè, qua è stato un miracolo a salvarci, onestamente. Non me la meritavo la salvezza. Ok, meno male che me l'ha preso. Qua siamo un po' castrati. Però, infatti non c'è arrivato. Ok, ce la faremo entrare là dentro, speriamo. Oh mio Dio. Il teletrasportatore è pronto per il laboratorio. Cambio di programma, 626. Sconfiggeremo Gantu e questo mi permetterà di continuare i miei esperimenti indisturbati. Certo, come no. Quello che risulterà invece è che verremo arrestati entrambi e tu processato. Ecco cosa succederà.